ragazzi, sono qua oggi a presentarvi questo nuovo mezzo, nuovo, magari dopo vi spiegherò un po' la storia. Questo è un Vespa Pix 125 del 1982, ragazzi, quindi ha più della mia età, quindi sono 38 anni di storia, ragazzi, di storia. Ho messo un titolo abbastanza provocatorio, perché sarete voi a decidere. Sarete voi a decidere cosa farò con questo mezzuccio. Perché vi lancio una sfida. Vi lancio una sfida. Quindi a 1000 iscritti, mille, ci andrò sullo stevio. Il che non è... E per andare allo stevio dovrò passare anche dal Gavia, ragazzi. Quindi stevio con Vespa Pix dell'82, che adesso magari vi faccio vedere. Vespa Pix dell'82, che, ragazzi, non ha il miscelatore. Questo qua è il sottosella, c'è il nostro serbatoio e non ha il miscelatore. Quindi, ragazzi, ritorniamo alla nostra sfida. Quindi 1000 iscritti stelvio, 10.000 iscritti arriviamo a Roma, 100.000 iscritti sul canale, quindi se non sei iscritto iscriviti, 100.000 Giro d'Italia, 200.000 ragazzi, andiamo e facciamo il Giro d'Europa in Vespa. Questo è una cosa che vi dico, una sfida che vi propongo. Se non sarà il Vespa, sarà comunque un'altra moto d'epoca. Giro d'Europa con un Vespa o con una moto d'epoca a 200.000 iscritti. Va bene? Questa qua è una scommessa che faccio con voi. Spero che l'accettiate. Iscrivetevi al canale subito qua sotto. E niente, quindi questa qua era la sorpresa che avevo in serbo per voi. Vi avevo detto, vi avevo fatto un unboxing del casco e vi avevo detto che mi serviva per qualcosa, e mi serve per questo mezzo qua, per questo Vespa qua. Perché andare in giro con un casco integrale, con questo, col Vespa, non è che dici. E quindi ho deciso. Adesso magari mentre vado vi racconto un po' la storia di questo Vespa. E rieccoci, ragazzi, siamo qui in garage dove vi spiegherò appunto un po' la storia di questo Vespa, che è sempre stato della mia famiglia, ma voi non l'avete mai visto perché un paio d'anni fa abbiamo riprovato ad accenderlo dopo tanto tempo che era stato fermo. Era tutto un po' intasato, tutto un po' sporco magari, e quindi si è grippato il motore. L'abbiamo andato a riparare ed è stato in giro per ben 2 anni. Quindi è stato rifatto tutto, il motore è stato ripulito, tutte le guarnizioni, tutte le varie cose. Adesso finalmente è ritornato e potremo lavorare su vari progetti. La prima cosa che andrò a fare sarà iscriverlo al registro storico, perché penso che possa essere scritto, visto che è ancora tutto originale o quasi. Andremo appunto ad iscriverlo al registro storico. Questo perché si va a risparmiare tanto sull'assicurazione. Infatti, come assicurazione per le moto storiche sono solo 90 euro. Quindi io vi consiglio, se avete una moto di più di 20 anni, valutate l'iscrizione al registro storico. Quindi andremo insieme a fare una cosa, a vedere i vari passaggi che ci sono da fare per iscrivere un mezzo al registro storico.
In più, appunto, ci sono queste cose che vi ho detto prima, ovvero in base a come vi iscrivete al canale, a quanti vi iscrivete al canale. E mi raccomando, quindi iscrivetevi qua sotto, c'è scritto iscriviti, iscrivetevi, attivate la campanellina per le notifiche e ragazzi, vorrei fare tante cose belle con questa Vespa. Se non sarà con questa Vespa, comunque andrò magari a prendere qualche altra moto d'epoca o qualche altra Vespa. E il mio intento sarebbe anche quello di ampliare, magari piano piano, sicuramente in base anche al budget, ampliare piano piano quello che è magari una piccola collezione di moto d'epoca. Spero che vi possa interessare delle cose del genere e io intanto vi ringrazio per seguirmi sempre e niente ragazzi, grazie ancora e ciao ciao. Ah, manca una cosa, il test sound. La puttana!